Che grande ambientazione per una gara! Ovviamente siamo tra le montagne della Stiria, splendida cornice di tantissime gare della storia di questo Gran Premio. Ricordiamo anche alcuni episodi controversi, come nel 2002, ma anche momenti di grande felicità, come la storica vittoria di Niki Lauda in casa nel 1984. Il circuito di Spielberg si trova a 700 metri sul livello del mare, con solo 10 curve, e una delle piste più corte di tutta la stagione. Un giro qui copre 4,2 km, con le migliori opportunità di sorpasso in curva 1 e nella stretta curva 3 in salita. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. Joe Kersee posiziona in pole position, con Charles Leclerc al suo fianco. Nel resto della griglia... Oggi hai ottime probabilità di vincere, sfruttiamole a fondo. Ok, hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. Ci stiamo avvicinando a... Ricevuto, ti fermi a questo giro.
Pronti, vai! Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Lewis ha imboccato la corsia dei box. Ripeto, Lewis ha i box. Bene, dobbiamo raccogliere un po' d'energia. Riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. La carica della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ci sembra di vedere pioggia, arrivo previsto tra circa 15 minuti. Sei all'ultimo giro. Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Sì, ce l'hai fatta, complimenti. Ed ecco il nostro vincitore che accede con la sua Ferrari nella corsia dei box. Che gara fantastica! Dimmi Luca, a cosa è dovuta la vittoria di oggi? Mi sembra evidente che il fattore determinante sia stato uno solo, la velocità. So che può sembrare una semplificazione eccessiva, ma è l'auto più veloce a vincere, Carlo. E il vincitore di oggi l'ha confermato. Sul podio spicca la tuta rossa più famosa al mondo. È una grande vittoria per una grande scuderia. La Ferrari non ha deluso le aspettative. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del Mondiale Piloti. Joker aumenta il suo vantaggio nel campionato. Ora una domanda per te Luca. Chi è a tuo parere il pilota del giorno? Generalmente mi concentro sui piloti che danno più spettacoli in gara, ma oggi sono rimasto colpito soprattutto da Nick...